Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Gaia e nel video di oggi vi consiglio 10 libri da ascoltare su Audible. Si tratta di audiolibri che la piattaforma possiede in esclusiva, quindi riuscirete a trovarli solo lì. Nel caso voi aveste Storytel, ho fatto anche un altro video in cui consiglio dei titoli che ci sono sia su Audible che su Storytel, quindi su entrambe le piattaforme. Presto arriverà anche il video in cui vi parlo dei titoli in esclusiva su Storytel. Quindi insomma cerco di consigliarne per tutti i gusti. Comunque il consiglio migliore che posso darvi è alternare le piattaforme, sia perché conviene dal punto di vista economico. Secondo me entrambi gli abbonamenti costano 9,99 euro, però se voi lo provate a disdire ad esempio su Audible vi verrà proposto di fare 3 mesi a 4,99 euro, oppure ogni tanto Storytel fa delle offerte per cui propone l'abbonamento solo a 1, 2 euro, 3 euro per 3 mesi, cose di questo tipo. E ad esempio io adesso ho appena disdetto Audible, ho provato a iscrivermi a Storytel e visto che non lo usavo da un po' mi hanno proposto di fare un mese a un euro praticamente. Quindi il mio consiglio è quello di switchare le piattaforme e quando avrete Audible questi sono i titoli che dovete ascoltare. Allora inizio subito, si tratta di libri che secondo me valgono la pena di essere letti anche in cartaceo, però in audiolibro rendono di più, hanno qualcosa in più. Quindi non sono semplicemente libri che io vi posso consigliare di leggere anche in cartaceo perché comunque mi sono piaciuti, ma libri che in audiolibro rendono davvero secondo me la loro essenza. Parto proprio dal primo che secondo me è esemplare e si tratta di Una donna di Sibilla Aleramo. In questo libro, in poche parole, vi è raccontata la biografia, l'autobiografia di Sibilla Aleramo, che in realtà è lo pseudonimo dell'autrice, che racconta la sua vita. Lei è una donna italiana, vive all'inizio del Novecento e racconta come fosse un diario la sua esistenza, in particolare il suo essere donna, il ruolo che le donne hanno, il ruolo che a lei è stato imposto dalla società in qualche modo e come lei, diciamo, ha vissuto questa esperienza che poi è la sua vita. In generale trovo che sia ottimo per essere ascoltato perché è quasi come se una nonna ti raccontasse la sua esperienza. È un libro che sembra proprio appartenere alla tradizione orale, è un libro che si presta per essere raccontato come proprio un qualcuno che si siede là con te mentre bevi un tè e ti racconta la sua vita. Una vita che comunque ha tanti aspetti negativi e che aiuta secondo me a aprire anche un po' la mente e a comprendere come vivevano le donne in quel periodo storico. Quindi è un libro secondo me che regala anche tanta consapevolezza e allo stesso tempo vorrei dire quasi essenziale, perché secondo me è uno di quei libri che poi uno non si dimentica, ma tanto più adesso perché io parlavo appunto di una nonna, però appunto avendo vissuto Sibilla Aleramo all'inizio del Novecento è quasi fosse una bis tris nonna per quanto mi riguarda. Quindi sono storie che se non fossero state scritte probabilmente noi non saremmo mai riusciti a sentirci raccontare, ed è una buona occasione quella di questo libro appunto per fare proprio un salto indietro nel tempo e vedere com'era l'Italia a quei tempi. Ho deciso che per ogni libro vi farò sentire i primi 10-5 secondi, giusto per farvi capire un po' il tono di voce con cui è letto, quindi vi lascio ai primi secondi di Una donna di Sibilla Aleramo. La mia fanciullezza fu libera e gagliarda. Resuscitarla nel ricordo, farla riscintillare dinanzi alla mia coscienza, è un vano sforzo. In generale, secondo me, le storie autobiografiche sono quelle che si prestano meglio per gli audiolibri perché non hanno, secondo me, troppi personaggi, spesso sono abbastanza semplificate. In un qualche modo, appunto, è qualcuno che ti racconta la sua vita e quindi la racconta in modo tale che la persona dall'altra parte non abbia difficoltà a seguire. E poi sono storie spesso molto ricche di emozioni, emotività. In generale una persona che racconta la sua vita lo fa in modo travolgente perché a sua volta la vita lo ha travolto. Madonna, sembra una roba banalissima da dire, cioè perdonatemi, questa è proprio una cosa un po' sciocca da dire, però cercate di capirmi quando dico che qualcuno che ti racconta la sua vita, in poche parole, avendola vissuta, la racconta in modo molto concitato. Ed è il caso di Tutto chiede salvezza di Daniele Mencarelli. Di questo libro vi ho già parlato, uscirà a breve anche la serie TV Netflix e è interessante perché l'autore, che ha vinto tra l'altro anche il premio Strega Giovani, racconta un suo momento di difficoltà in cui si è ritrovato a vivere un periodo di degenza in ospedale a causa di un TSO, quindi un trattamento sanitario obbligatorio. In poche parole, a un certo punto ha perso il senno, è impazzito ed è stato ricoverato.
È un libro secondo me molto interessante perché appunto viene raccontato non solo l'aspetto personale, quindi di essere in un momento in cui non si sa bene chi si è, non si sa bene che cosa si vuole e in generale la mente non aiuta in questo perché diventa un posto in cui è difficile rifugiarsi, ma racconta anche qual è stata effettivamente poi nel concreto l'esperienza all'interno dell'ospedale, con tutto quello che comporta il rapporto che si va a creare con gli altri pazienti. Quindi è una storia sicuramente molto umana che racconta da un certo punto di vista un'esperienza personale, dall'altro punto di vista anche un'esperienza collettiva che è quella di vivere una situazione comune e poi allo stesso modo anche come funziona la sanità in Italia. Infatti secondo me è un libro che in un certo qual modo cerca anche di denunciare un po' il modo in cui si viene trattati quando si va in ospedale. Penso che chiunque sia stato in ospedale posso raccontare delle storie bellissime su quello che ha vissuto. Comunque in generale Daniele Mancarelli lo fa e secondo me è un libro che si presta molto per essere ascoltato. Quindi vi lascio ad alcuni secondi anche di questo. Maria, ho perso l'anima. Aiutami, madonnina mia. Nero e ancora nero. Questa deve essere la morte. Maria, ho perso l'anima. Aiutami, madonnina mia. Odore di bruciato, sempre più forte. Il calore che diventa fuoco, arde. Spalanco gli occhi sul mondo come fosse la prima volta. A fatica riesco a tenerli aperti, ma soltanto per poco. Dopodiché vi consiglio anche Un amore di Dino Buzzati. Ho parlato troppo di Dino Buzzati in questo periodo, anzi non è mai troppo parlare di Dino Buzzati secondo me. Comunque io mi sono innamorata di lui quando ho ascoltato Un amore. Un amore innanzitutto è letto in modo straordinario da Joelle Dix. Io penso ormai di aver associato indissolubilmente Joelle Dix a Dino Buzzati. Per me Dino Buzzati ha la voce di Joelle Dix. Comunque in generale io ho ascoltato sia Un amore che Il deserto dei Tartari, però penso che Un amore si presti molto di più per essere ascoltato in audiolibro, mentre Il deserto dei Tartari merita di essere letto su carta, secondo me. Io ho ascoltato anche quello, ma sicuramente in futuro lo leggerò in autonomia perché è un libro che si presta anche per essere sottolineato e cose di questo genere. Mentre Un amore è un libro molto più lento, nonostante lo sia anche Il deserto dei Tartari, ma molto più pensieroso, una pippa mentale infinita, un libro che torna sempre sugli stessi pensieri perché il protagonista torna sempre sugli stessi pensieri. Infatti il protagonista è un borghese italiano e si innamora di una ragazza squillo. Il tutto il romanzo è incentrato proprio su questo amore, che sembra un amore impossibile, che è un amore tormentato, che viene vissuto in particolar modo all'interno della testa del protagonista. Il protagonista pensa costantemente a questa ragazza e cosa pensa di questa ragazza e come pensa di questa ragazza, e si torna sempre sulle stesse cose, sugli stessi passi, in modo davvero realistico, perché chiunque secondo me ha avuto un amore di questo tipo ha vissuto lo stesso identico filo di pensiero, cioè ma lei mi pensa, ma io la penso, ma lei mi pensa abbastanza, ma è giusto che lei pensi meno a me di quanto io penso a lei, e quindi cosa faccio, la lascio, non la lascio, quando la vedo glielo dico, poi quando la vede non glielo dice. Così, Dino Buzzati uno di noi. E secondo me si presta il libro ad essere ascoltato in audiolibro proprio perché secondo me se uno lo legge si ammazza, cioè nel senso faccio fatica sinceramente a immaginarmi che leggo questo libro senza a un certo punto buttarlo fuori dalla finestra, perché diventa quasi insopportabile il protagonista a un certo punto, ma è giusto così, cioè è giusto così. Io non sto criticando il libro, sto dicendo che però secondo me l'ascolto ti fa immedesimare ancora di più all'ennesima potenza in questi pensieri ridondanti. Vi faccio ascoltare la prima parte così capite com'è letto. Un mattino del febbraio 1960, a Milano, l'architetto Antonio Dorigo, di 49 anni, telefonò alla signora Ermelina. Sono Tonino, buongiorno signor. E lei, quanto tempo che non si fa vedere? Come sta? Non c'è male, grazie. Un altro libro che secondo me si presta per essere ascoltato è Tenebre ossa di Leigh Bardugo. In questo caso si tratta di un fantasy e secondo me è difficile trovare un fantasy che si addica all'audiolibro, perché di solito ci sono tantissimi riferimenti che uno preferisce segnarsi. Di solito nei fantasy ci sono tantissimi personaggi, magari ci sono anche lingue inventate, oppure ci sono i nomi di tutti i paesi, di tutte le regioni, ci si perde magari in
terminologie inventate. Invece in questo caso il fantasy è molto semplice e per questo secondo me si presta per essere ascoltato. Allora, metto le mani avanti per dirvi che non è uno dei miei fantasy preferiti, non l'ho apprezzato secondo me al massimo. Penso che ci siano anche tante, in questo caso, ripetizioni, a un certo punto diventa un po' noioso. Io tra l'altro ho invertito il terzo libro col secondo libro senza nemmeno accorgermene, quindi ho ascoltato tipo 2 ore del terzo libro pensando fosse il secondo e funzionava lo stesso, quindi non parliamo di un libro secondo me estremamente complesso che segue uno sviluppo lineare o comunque di una serie di libri che cambia da libro a libro scenari in modo eclatante, però il primo capitolo secondo me può essere tranquillamente ascoltato ed essere goduto da una persona, ad esempio, che fa un viaggio in macchina tutte le mattine e che ha voglia di una bella storia. Per questo Tenebre Ossa secondo me è un titolo che vi dovete segnare, perché appunto non richiede un'attenzione stratosferica, non richiede appunto di essere seguito nei minimi particolari, non ce n'è bisogno, però allo stesso tempo può essere tranquillamente compreso anche senza avere la carta sotto, ecco. Non c'è bisogno di una mappa, anche perché il mondo è così semplice che a un certo punto è chiaro a tutti come è fatto. Vi dico anche la verità, è uno di quei libri che io ho preferito ascoltare in audiolibro, proprio perché anche qua il cartaceo probabilmente non l'avrei voluto, cioè avessi comprato il libro in cartaceo dopo un po' l'avrei rivenduto perché non ne vale la pena, non è neanche uno di quei fantasy stratosferici, appunto vi ho detto, che vi stravolge la vita. Sicuramente molto di più altri titoli dell'autrice. A me piace molto l'autrice Leigh Bardugo e ci sono molti altri suoi libri che ho apprezzato tanto, comunque vi faccio ascoltare le primi minuti di Tenebre Ossa. I servitori li chiamavano Malenchki, spiritelli, perché erano i più piccoli, di altezza e di età, e perché si aggiravano per la casa del duca come spettri ridacchianti, sfrecciando dentro e fuori dalle stanze, nascondendosi negli armadi per origliare, infilandosi di soppiatto in cucina per rubare le ultime pesche dell'estate. Un titolo che secondo me è perfetto, perfetto per essere un audiolibro è Daisy Jones and the Six. Questo libro praticamente parla di una band degli anni 60-70 americana composta da appunto Daisy Jones e altri 6 componenti. La cosa bella di questo libro è che è strutturato come se fosse un'intervista ai componenti della band e a chi ci stava intorno, e l'audiolibro è letto tenendo conto di questo, con voci diverse per ogni personaggio. Questo secondo me è estremamente coinvolgente e adatto alla tipologia di libro e, cioè, bellissimo. Io mi sono proprio immedesimata nei personaggi, mi sono proprio immersa nelle vicende e c'è un climax molto forte all'interno dell'audiolibro per cui non riesci a smettere, cioè a un certo punto, ma già dalla prima ora, tu vuoi sapere che cosa accade, perché la storia della rock band è raccontata proprio step by step, tenendo in considerazione tutte le voci, quindi a un certo punto tu proprio senti intervenire in ogni parte i diversi personaggi, sentendo anche il loro punto di vista, ma anche solo con una frase, con una battuta, con una parola. Quindi Daisy sta raccontando del suo periodo in quel bar, che ne so, e a un certo punto senti l'altro membro della band che dice sì, Daisy era una gran figa, cioè nel senso, Daisy è una gran figa, comunque io ve lo dico, ed è bellissimo perché nonostante siano delle interviste ci si riesce proprio a immaginare le scene, perché ci si riesce a immaginare come Daisy è vestita, ci si riesce a immaginare proprio questi live che loro fanno, quindi quando stanno cantando sembra di essere lì, ed è incredibile perché anche le canzoni, che sono una cosa di così secondo me difficile da descrivere, cioè una canzone molto più facile da ascoltare che da descrivere, vengono descritte senza che poi vengano mai effettivamente riprodotte e tu capisci subito la canzone, cioè riesci proprio a capire cosa la canzone ti trasmette, ed è un audiolibro che funziona benissimo. Adesso io non so dirvi se in cartaceo funziona così bene perché non ho il libro e non l'ho letto così, però l'audiolibro secondo me rende davvero giustizia, e tra l'altro anche di questo titolo faranno una serie Netflix e io non vedo l'ora di vederla, perché mentre lo ascoltavo mi immaginavo già le facce degli attori che interpreteranno i personaggi, quindi vedremo che cosa accadrà. Ah sì, vi faccio ascoltare anche un breve pezzo del libro, non è proprio l'inizio, comunque rende l'idea. Camilla ci piaceva, era sexy e tutto il resto, e ti diceva le cose in faccia, però... Ero già stato infatuato e l'avevo chiamato amore.
Ma con Camila era qualcosa di completamente diverso. Con lei il mondo aveva finalmente un senso. Riusciva addirittura a farmi apprezzare me stesso. Poi cosa faccio? Non ci metto dentro anche un libro femminista, un saggio di questo tipo? Ovviamente devo. Quindi vi consiglio Le ragazze stanno bene di Giulia Cuter e Giulia Perona. In questo caso ve lo consiglio in audiolibro perché secondo me non vale assolutamente la pena recuperarlo in cartaceo. Non è uno di quei libri innovativi che parla in modo nuovo e fresco di questo argomento su cui è stato scritto davvero tantissimo, però è un libro che si presta appunto a un ripasso generale o comunque ha un'infarinatura per chi non conosce assolutamente il femminismo e non sa di che cosa si stia parlando, ed è piacevole perché raccontato in questo modo, quindi sentire lette certe parti da altri, aiuta secondo me ad avere un approccio più vicino che magari sulla carta si perde, perché quando senti qualcuno che ti parla, ti racconta di un determinato argomento, secondo me sei più portato appunto a cercare di capirlo, differentemente da quando leggi su carta e magari c'è un distacco maggiore. Sappiamo che appunto la parola scritta di solito è considerata uno dei modi di comunicare che subisce più interferenze e mediazioni, per cui quando tu leggi sei più portato magari a fraintendere quello che c'è scritto. Ascoltare di alcuni argomenti, di alcune tematiche, secondo me aiuta a comprenderle di più e meglio. Quindi per questa ragione voglio consigliarvi questo titolo, che secondo me non vale la pena di essere recuperato in cartaceo, proprio perché non voglio dire che sono cose già sentite, ma sì, sono cose già sentite, quindi è sufficiente secondo me ascoltare qualcuno che le racconta. Chi come noi è nato negli anni 90 è cresciuto in un mondo convinto di aver superato le disparità di genere, tanto da pensare che non ci fosse più bisogno dell'attivismo radicale degli anni 60 e 70. Dopodiché c'è un altro libro femminista che è Il corpo elettrico di Jennifer Guerra. Io ho ascoltato questo libro e poi l'ho voluto recuperare anche in cartaceo perché in questo caso le tematiche erano secondo me così ben sviluppate che sentivo di aver bisogno di andare a sottolineare. Però dal momento in cui io l'ho letto anche in cartaceo, non l'ho letto tutto, ma ho letto alcune parti che erano le parti che mi interessavano di più, mi sono resa conto che funziona molto di più anche qui letto ad alta voce. Letto ad alta voce prende proprio quella consistenza in più che secondo me se si legge soltanto di questi argomenti manca. È una consistenza che non so da cosa effettivamente derivi, forse dal discorso che vi facevo prima, per cui se qualcuno ti racconta qualcosa sei più portato a immedesimarti, a essere coinvolto rispetto a quando tu leggi, e in questo caso funziona proprio in questo modo. Ho riletto alcune parti e sinceramente le ho sentite anche un po' fredde, un po' appunto distanti, mentre con l'audiolibro questa percezione non l'ho mai avuta. Sicuramente anche in questo caso si tratta di cose che a volte sono già state sentite, sono già state dette tante volte, però a volte fa bene sentirsele ripetere, e in qualche modo secondo me Jennifer Guerra in questo libro, che penso sia il primo libro che ha pubblicato, dimostra di avere tanto da dire in più rispetto a già quello che è già stato detto. Successivamente infatti ne ha pubblicato un altro che secondo me è molto più valido anche a livello di contenuto, comunque questo è secondo me da ascoltare. In particolare si parla ovviamente del corpo e ci si ispira alla poesia di Walt Whitman, I Think the Body Electric, per raccontare come secondo l'autrice questo poeta aveva... Scusate, devo aprire la porta. Dicevo, questo poeta aveva una visione del corpo molto simile a quella che i movimenti femministi hanno, quindi un corpo elettrico capace di cambiare e di portare cambiamento. Secondo me è una tesi molto interessante, anche unire un po' la poesia a questa lotta politica, una cosa che si dice appunto che il personale è politico, che il corpo diventa politico, e è un libro davvero secondo me molto ricco di spunti di partenza anche per una riflessione un po' più ampia, e quindi questo ve lo volevo consigliare. Vi faccio sentire i primi secondi. And if the body were not the soul, what is the soul? Walt Whitman, I Think the Body Electric, 1855. Premessa: quello che riguarda un solo corpo di una sola donna nel mondo riguarda tutte le donne. È una frase che mi sono ripetuta come un mantra ogni volta che ho cercato di non ignorare la storia di uno stupro, di un aborto, di una visita dal ginecologo di un'amica.
Poi procedo ancora per parlarvi di Le fiabe di Beda il Bardo di J.K. Rowling. Allora, se vi scaricate Audible dovete assolutamente recuperare qualsiasi cosa ha scritto J.K. Rowling. In generale Harry Potter, letto da Pannofino, con tutti i personaggi che hanno una voce distinta, è una cosa incredibile. Penso che tutti i personaggi hanno una voce distinta. In realtà, sarò sincera, non ho ascoltato Harry Potter, però ho ascoltato ad esempio Le fiabe di Beda il Bardo, che è una raccolta di storie per bambini che appunto si rifanno al mondo dei maghi. Molto interessante perché oltre ad esserci la storia che viene letta come fosse una favola della buonanotte, e questa secondo me è la cosa che rende il libro perfetto per essere un audiolibro, proprio perché è una storia che qualcuno ti legge la sera, è un buon modo anche per andare a dormire forse. Io non l'ho ascoltato per andare a dormire, ma si potrebbe tranquillamente fare. Dopo aver ascoltato la fiaba in questione si passa all'analisi, che in questo caso è fatta da Albus Silente, che prende la fiaba e la associa al periodo storico in cui è stato scritto e ne fa un'analisi un po' più critica, un po' più culturale, un po' più sociale. È molto interessante questo passaggio perché dà tridimensionalità a queste fiabe che appunto sembrerebbero semplicemente le fiabe per bambini, ma che poi vengono appunto spiegate e prendono molto più significato. Vi faccio ascoltare i primi secondi. Le fiabe di Beda il Bardo sono una raccolta di storie scritte per giovani maghi e streghe. Sono state popolari favole serali per secoli, perciò il pentolone e il salterino e la fonte della buona sorte sono altrettanto familiari a molti studenti di Hogwarts quanto Cenerentola e la bella addormentata nel bosco lo sono ai bambini babbani. Un altro libro che secondo me vale la pena di essere ascoltato in audiolibro, in questo caso perché il cartaceo non vale la pena di essere acquistato, quindi a volte secondo me è giusto fare anche così: ascolti l'audiolibro per capire se vale la pena comprare in cartaceo il libro, non vale la pena comprarlo. Secondo me in questo caso l'audiolibro è perfetto per ascoltarsi la storia e morta lì, cioè proprio finita, sfamare anche quella che è una curiosità personale. Infatti vi sto parlando del Silenzio di Don DeLillo. In questo caso parliamo di un autore, Don DeLillo, famoso per aver scritto tanti distopici, per essere un autore americano davvero molto conosciuto, molto letto, e ha fatto uscire appunto questo piccolo racconto in cui ha cercato di inserirsi un po' nel contesto pandemia e raccontare una storia che in qualche modo fosse affine, ma in generale dovesse suscitare ancora, non so se più scalpore. Parte proprio da un'idea vincente, secondo me, ok? Che è quella dei dispositivi tecnologici che a un certo punto smettono di funzionare. Il Silenzio è proprio questo, un momento in cui non va più la televisione, non va più la macchinetta fotografica, non va più il telefono, tutto tace. In questo senso l'idea buona viene sviluppata malissimo, però può essere tranquillamente ascoltato questo libro, in 2 orette si riesce ad ascoltare ed è secondo me il modo migliore per fruire di questa storia, che lascia un po' il tempo che trova, perché secondo me è sviluppata poco, però se uno vuole appunto sfamare questa curiosità di sapere effettivamente che cosa accade, può tranquillamente farlo ascoltando un audiolibro. L'uomo sfiorò il pulsante, modificando la posizione verticale del sedile. Si ritrovò con gli occhi fissi sul più vicino dei piccoli schermi posizionati in alto, appena sotto la cappelliera. Parole e numeri che cambiavano di continuo con il procedere del volo. Mi sono resa conto che vi ho parlato di 9 titoli, quando avevo detto che vi avrei parlato di 10 titoli. Il titolo del video probabilmente sarà 10 titoli, però la verità è che mentre vi stavo parlando mi sono resa conto che uno dei titoli che vi volevo proporre non è forse più indicato per l'audiolibro, ma per il cartaceo. Non vi dirò nemmeno qual è. Comunque mi fermo qua perché non vorrei poi consigliarvi cose che potrebbero non piacervi o non potrebbero essere indicate proprio per l'audiolibro. Il senso di questo video è proprio che io vi consiglio delle cose che può far piacere ascoltare, che siano anche facili da seguire, perché che cosa capita? Che spesso uno inizia un audiolibro e a un certo punto, dopo un'ora di ascolto, si rende conto che non ha capito un cavolo, non ha ascoltato, stava pensando agli affari suoi, ed è questo secondo me il rischio maggiore. Per cui vi dico che la mia selezione tiene conto di questo e cerca di consigliarvi dei libri che da un certo punto di vista sono facili da seguire, ma dall'altro possono essere anche vittima di distrazione
narrazione, per cui voi a un certo punto non stavate più ascoltando, e compresi lo stesso, perché sono libri che, ad esempio, di Un amore di Dino Buzzati, ti perdi 20 minuti, non ti sei perso gran parte della storia, ti sei perso magari qualche passaggio. Ovviamente parliamo di un ascolto che magari vale un po' meno rispetto alla lettura passo passo, paro paro del libro, però comunque il contesto generale è chiaro e insomma uno può anche distrarsi un attimo e continua a capire di che cosa si sta parlando. Mentre per quanto riguarda i libri che non vi ho consigliato, magari questo non accade, quindi ho cercato di scegliere proprio dei libri che siano anche facili da seguire. Mi viene in mente di nuovo Le fiabe di Beda il Bardo. Uno sa che si ascolta quella fiaba, quei 10 minuti di fiaba se li ascolta a fine, ed è difficile appunto distrarsi. Quindi fatemi sapere se avete anche voi dei titoli da consigliarmi, perché appunto vi ho detto, io alterno sempre gli abbonamenti, adesso non sono più abbonata Audible, ma lo tornerò prima o poi, e fatemi sapere se appunto avete qualcosa da consigliarmi, anche se avete qualcosa da consigliarmi da ascoltare su Storytel, visto che adesso l'abbonamento l'ho. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo, ciao!